E non solo. E non solo. Il nostro canale supporta i contenuti originali. Guardate la puntata su Disney Plus prima di vedere il nostro video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su 14 Project con 14 Pilot. Sì, non mi ricordavo manco come si chiama. Perfetto. Con la nuova serie, cioè la nuova prima puntata di questa serie che ci è stata richiesta da Sofia, che salutiamo, che sappiamo che ci segue. Un saluto alla Sofi, si chiama Sofi. Ciofa. Insomma, ciao Sofia. Complimenti anche per il nome. Mi corre. Sì, ci ricorda me vecchie presenze. Va bene, niente. E siamo qui oggi con una serie che praticamente tutti della nostra età, almeno qualche puntata, avranno vista. Sì, come spesso accade, ma questa in particolare. Questa in particolare, che è Kim Possible, l'avrete vista anche dal titolo. Una serie che a me personalmente, come stavo dicendo, mi piaceva veramente tanto. Spero di non rovinarmelo come ho fatto con quelli dell'intervallo, sinceramente, che mi sono vergognato di me stesso. Vabbè, ma non credo. Secondo me qui siamo un po' più su come livello, non credo. Come qualità. Me la ricordo, cioè era comunque una cosa da bambini, ma sì, era simpatico. Era simpatico. C'era una cosa di spionaggio, mi pare, insomma. Sì, era un misto James Bond, Lara Croft. Esatto, con l'asilo. Sì, esatto. Con le superiori, penso, non so. Sì, mi pare fosse superiore, mi pare di sì. Bene, ragazzi, non ci resta che andare a vedere la prima puntata che si chiama La Cotta. La Cotta. La Cotta. Ci deve essere l'intersivo quello degli alberghi. Può essere. Sono quasi cotti. Rufus è scomparso. Forse sta svernando. Impossibile. Brava. Rufus! Una talpa tutta nuda. Ah già, la talpa, me l'ero scordata la talpa. Mai essere normali, questo è il motto di Ron Stoppable. Kim, mi senti? Kim Possible. A lui è il figo della scuola? È chiaro. Canzone molto Spice Girl. Come eh beh sì. Come stile. Porca puttana, me la ricordo ancora. Ah! C'era quello che... Ma c'hanno anche poteri? Sì, c'era quella lì, c'aveva poteri, sì. Sai che non me la ricordo quasi per niente. C'era lui che era un completo cretino. Strano, nei cattivi dei cartoni animati, strano. Ehi, tu sei Kim Possible, ti ho vista in TV la settimana scorsa, hai salvato un ambasciatore. Sì, io... Grandioso. Già, grazie. Quindi è... infatti... È rinomata la cosa che lei... Non me la ricordavo sta cosa, che lo sapevano che... Cioè non è il classico serie TV di quei tempi, c'era sotto mentite spoglie e via. Invece, boom. Sono ragazzo nel senso di ragazzo, vuoi dire? Penso di farcela, che ci vuole? Fantastico, allora tu con chi ci andrai? Io andare con una ragazza. Dimmi che è la serie dei primi 2000 senza dirmelo. La maglia con sotto un'altra maglia. Esatto. Ehi, un intercontinentale Tokyo! Adoro i francesi. Ecco. Cretino. Olè. Tiè, subito. Ferma l'immagine, wait. Il dottor Draken. Drangenstein. Andrangheta. Oh, che viaggio fantastico. Ah, quindi anche lui collabora. Sì, quello me lo ricordavo. Ti sei presa una cotta. Mi sento così ridicola in sua presenza. E allora buttati in fondo. Hanno gli occhi palesemente degli omini della Wii. Ok. È vero. Venerdì ballo. Tu, io, un ragazzo comune? No. Ecco. Sai, sto cercando una persona fortunata che venga a un ballo con me. Shigotayomua. Nakasumi-san dice che è molto lusingato dell'invito. Perfetto. Hanno preso in ostaggio gli operai all'interno. Quanti sono? Due. 200? No, solo due. Questa è la fabbrica più automatizzata del mondo. Bravi, due operai.
Sarà il regalo più richiesto per le prossime feste. Draken vuole rovinare il Natale. Il Grinch. Ah, il Grinch. Rovinare il Natale. Conquistare il mondo. Rovinare il Natale. Vuole conquistare il mondo. Rovinare il Natale. Shh. Magari conquistare il mondo per rovinare il Natale. Oh no! Che c'è? Credevo di avere un brufolo. Falso allarme. Ok. A me no. A me no. Dottor Draken. Ah, Shigo. Ah, Shigo si chiama. Andiamo. Ah. Porta via tutto. Giustamente, visto che c'è. Guarda caso c'erano proprio dei ganci per attaccarci. Guarda che culo. Presto, dov'è il nostro elicottero? Non ne abbiamo uno. Che peccato. Due dipendenti siano stati salvati dalla famosissima giovane eroina. Hey, Kim Possible, ottimo lavoro. Sì. Bello che i suoi genitori sanno che... Chi è un gran fusto? È un discorso chiuso ormai. Josh Mankio. Oh, Kim... Oddio, c'aveva due fratelli, non me li ricordavo sta cosa qua. Questa cosa proprio mi era passata. Un mito, è positivo, giusto? Beh, lo preferisco a gran fusto. Giustamente. Questo taciturno, maleducati. Poeta. Bello. Appuntamento, lo chiamerò. Respiro profondo e poi un bel tuffo. È la Madonna. Questo mio braccio va al ballo venerdì. Chi vuole accompagnarlo? Preferite quest'altro? Come tattica niente male. Sì. Vedo un maestro. Sono io, Ron Stoppable. Al contrario di ciò che si crede, io non sono il ragazzo di Kim Possible. Questa è una buona notizia per te, Josh Mankey. Ehi. Allora... Se ne va. Il suo l'ha fatta. A lei è il capo delle scelte di Drac. Beh, di sicuro sarà abbastanza snodata. Tieni. Kim! Mega soffiata sulla rapina Nakasumi. Puoi interrompere l'allenamento? Preferirei essere ovunque, tranne che qui. Depressissimo. Mankey ha già rifiutato inviti per questo ballo dalle seguenti ragazze: Courtney Luke, Maria Rodriguez, Natasha Putin, Julia Roberts. Natasha Putin. Senti, Heinrich, hai qualche figlia teenager che vorrebbe andare a una grande festa da ballo americana? Nine! E quante sono? Me ne basta una! O forse due? T'avrei aiutato anch'io con quella valanga! Ma se l'hai causata tu! Ecco. Vabbè. Però ha permesso a lei di fermarla. Vedi? Se non la provocava, non l'avrebbe fermata. Ma posso aumentare la frequenza in modo che tu riesca a vederli? Magari, grazie. Casco nerd. Nerd ciccione delle serie di quell'anno lì. Ecco. Bello. Beh, figo. Non fate caso a me, voglio godermi lo spettacolo. Guarda i più pippa di sempre. Classico carne da macello dei cattivi. Guarda, è stupido. Ottimo lavoro, ragazzi. Dove può essere? Guardate, mentre questa catena di montaggio all'avanguardia si trasforma nel più imponente guerriero robot mai esistito. Konnichiwa. Ecco. Cioè, era importante prendere una catena di montaggio per farci un robot. Probabilmente sì. Ma
fosse stata un po' meno agile, l'avrei già vaporizzata e distrutta. Vabbè. Comunque, lui è una sbercia, però è riuscito a sopravvivere fino a ora. Porca puttana. Non è banale. E non lo chiappi, E non stammi addosso. Ma sei un crazzo di cretino. Sì. È chiaramente quello. Certo. Cosa? Durerà. Continuerà a sfondarsi da solo. Accesso negato. Non ci è rimasto molto tempo. Konnichiwa. Konnichiwa. Complimenti per la password, sicurissima. Peggio delle mie. Comincia a girare. Credo sia impazzito, probabilmente. Madonna, quanto è lungo. Star Wars. Palesemente. Veloce, più veloce! Quelle le avrei volute anch'io. Quelle erano fighe. Non credere di poterti dare tutte quelle arie! Non vi libererete di noi così facilmente! Kim ha terminato la terza ora ed è diretto verso di te. Cosa? Soggetto Menki. Ma lui non va a scuola? No, no. È come Heidi. Non mi interessa. Il parente del nonno. È recluso in quella stanza dal nonno. Ciao! Mi dispiace molto per lo striscione, quello che ho tirato giù. Tanto non era poi un granché. Effettivamente. Lo so, la cosa può sembrare assurda, ma sì, è un invito. Mitico. Molto. Passo stasera alle 7. Anche a me serve un passaggio. potresti passare intorno alle 7:15? Anzi no, mia madre starà facendo l'orlo ai pantaloni, perciò meglio le 7:30. È venuta vestita a cilindri? Sì, sì. Mi hanno montato solo quel vestito lì a lei. Potevo usare solo quello. Qualcuno mi faccia uscire di qui! Lui è sempre lì dentro. Sono davvero un ballerino coi fiocchi! Vabbè. Ok, ragazzi. Sta per partire. Sta per partire, ha deciso di parte. Sì, ha deciso che non ne frega niente. Va bene, e noi stacchiamo. Bene ragazzi, questa era la prima puntata di Kim Possible. Che dai, questa è carina comunque. Sì, sì, sì. Me la ricordavo carina, effettivamente è carina. Non mi ricordavo assolutamente niente. No, tante cose non me le ricordavo neanch'io. Soprattutto non mi ricordavo che tutti sapessero che lei era... Sì, esatto. Che è abbastanza insolito per essere una serie di quel periodo. Esatto, di solito era sotto copertura. Cioè, è anche figa la cosa. Sì. I genitori che lo sanno... Che... Figa. Ah, mi storia a Tokyo. Sì, molto. Vabbè, ok. E niente, ragazzi. Fateci sapere se voi conoscevate questa serie. Se l'avete vista, se vi piaceva, se non vi piaceva. Se la volete riguardare più avanti. Esatto. Noi, come al solito, con 14 pilot vogliamo. Solo la prima puntata. Guarderemo solo la prima puntata. Invogliarvi magari a vederla. Tanto c'è su Disney Plus. Esatto, in caso, se vi piace. O se volete rivivere un po'. I bei tempi che furono. Esatto, diciamo, se avete un fratello di 9 anni, ecco, 10 sì. anni, insomma. Invece farli vedere Gormiti, esatto, sicuramente magari farli vedere un intrattenimento un po' più intelligente. Esatto, esattamente, questo non era fratello per una sorella, insomma, uguale. Quello che avete, esatto. Insomma, anche il cane. Quello che avete toccato un cane, sì, un cane di 13 anni. E lì si va sdraiato perché non riesce più a camminare, però... mette The Kim Possible, si diverte un po' di più. Comunque, come al solito, se volete consigliarci delle serie, anche quello l'apprezziamo proporre... molto perché, soprattutto con 14 project, sì, con 14 pilot, è una cosa che possiamo fare veloce. Esatto, esatto. Siamo aperti abbiamo... a qualsiasi cosa praticamente. Esatto. Qualsiasi cosa, quindi se volete noi siamo ben aperti alle vostre... Sì, siamo ben disposti. E con oggi direi ragazzi che è tutto e come al solito ci vediamo sempre qui al prossimo video. Ciao a tutti. Pozzi.